Allora, questo appuntamento, seppure con qualche minuto di ritardo, cercheremo di recuperare la strada facendo. Allora, benvenuti a questo appuntamento dell'Associazione Nazionale Maestri Cattolici e il Congresso Regionale Calabrese. Prima di entrare nel merito, lasciatemi formulare gli auguri alla riconfermata Presidente AIMC Silvana Sica. Ora, col qualificato tavolo, siamo chiamati a confrontarci su scuola e territorio per una rinnovata responsabilità educativa. È inutile dirvi che sono fortemente emozionata questa sera e anche felice e riconoscente verso i miei soci, sia quelli di Bisignano che quelli di Crotone che ci seguono su Meet, per la riconferma, la fiducia data. Quindi spero di essere veramente, ricambiare la vostra fiducia. Ma allo stesso tempo sono anche onorata, è un onore veramente essere per me rappresentare questa sera qua insieme a voi, insieme al tavolo della presidenza, l'associazione dell'AIMC, un'associazione che ormai da 75 anni è a fianco ai professionisti della scuola
e a fianco la scuola italiana. Quindi è una risorsa, possiamo dire, è una risorsa per la persona, per i professionisti della scuola, ma credo anche per il territorio. Saluto questo bel tavolo veramente di presidenza, ringrazio in primis il mio dirigente scolastico che ha permesso di realizzare il congresso regionale qua nella scuola secondaria di primo grado, ringrazio l'amico Francesco Fucile, il nostro sindaco, per l'amicizia, per la vicinanza alla nostra associazione, e lo ringrazio anche forse a nome di tutte le associazioni, ma in particolare dell'AIMC, per aver voluto nella tua squadra organizzativa dell'amministrazione comunale una delega particolare alle associazioni, segno tangibile della operosità che può nascere con la collaborazione con le associazioni, rappresentata da Jenny. Quindi grazie veramente al signor sindaco. Ringrazio Don Cesare che vabbè, era già anche lui in programma, ma adesso in modo particolare diciamo sostituisce, ecco, con molto piacere il Don Luciano, perché per problemi di salute è a casa, quindi lo salutiamo e lo ringraziamo. Ringrazio il presidente è ormai di casa, quindi per tutti sì all'associazione, alla sezione di Bisignano, perché non abbiamo avuto una costante presenza, ci siamo sentite sempre molto appoggiati dal nazionale, e anche Esther, do a lei il benvenuto nella città di Bisignano, nella terra di Sant'Umile. Signor sindaco, è un onore, perché credo che è difficile trovare un'altra regione dove a presiedere il consiglio regionale ci sono le alte cariche, diciamo, dell'AIMC, sia il presidente che la segretaria nazionale. E poi un carissimo saluto alla dirigente Gian Nicola, veramente il nostro punto forte nell'associazione. E vi confesso anche una cosa: qualunque iniziativa ci arriva di fuori, dai soci o dalle altre associazioni, noi la accogliamo. E sapete perché? Perché siamo sicuri che c'è la Gian Nicola che garantisce l'ottima riuscita di tutte le manifestazioni. Quindi veramente siete il nostro orgoglio e il nostro punto di forza, quindi grazie veramente ancora. Gli auguri a Emanuela è da un mese presidente della sezione AMC di Signore. Credo la persona giusta al posto giusto, quindi a lei auguriamo veramente un buon cammino. Ringrazio Rino, ormai membro effettivo dell'Associazione Italiana Maestri Cattolici. Sì. Ringrazio i colleghi di strumento musicale per aver accolto senza nemmeno pensarci l'invito ad essere qui stasera. Anzi, vi dirò un aneddoto così: per quando ho mandato la locandina al nazionale, mi hanno detto io dico va bene, tutto ok, ci sono i professori di strumento, quindi avete fatto immediatamente e vi ringraziamo veramente. È il mio terzo congresso regionale, il primo da presidente di sezione, della sezione appunto di Bisignano, e dal 2018 come presidente regionale e, come diceva Rino, riconfermata alla carica. Organizzare un congresso è sempre una bella sfida, perché si tratta di ricercare un argomento
che possa avere un impatto positivo sul territorio, ma possa avere soprattutto una ricaduta positiva sugli addetti ai lavori, quindi offrire spunti di riflessione, creare relazioni, stimolare nuove idee proprio utili alla crescita professionale degli addetti ai lavori. La relazione del presidente AIMC regionale, la parola al dirigente di questa scuola che è per l'accoglienza, per i saluti. Prego. Sì, non vi preoccupate, del mio un saluto di benvenuto, a tutti quelli che sono qui al tavolo, ma soprattutto alla platea che è molto nutrita, numerosa e qualificata. Un saluto particolare ai miei colleghi Carucci e Tortorella, ringrazio anche loro per la loro presenza, e proprio in questo senso si inquadra questa apertura al territorio che deve iniziare innanzitutto dall'apertura tra le scuole, che spesso a torto si ritengono delle isole che non dovrebbero essere. Insomma, la scuola esiste perché deve aprirsi non solo al territorio ma a tutte le sollecitazioni culturali. Giusto due parole per presentare il brano che eseguiremo insieme al collega Pino Murano. È un brano che ho composto dedicandolo ai bambini ucraini per la guerra. Buon ascolto. Grazie, allora io nel salutare
il vice sindaco Isabella Cairo che ci ha appena raggiunto, la DSGA Francesca Cesati. Giro la parola a Don Cesare De Rosis per un saluto. Buonasera a tutti, sono contento e onorato di essere qui questa sera, posso partecipare parzialmente a questa, a questo incontro per impegni pastorali. Quindi inizialmente sono rimasto anche significativamente imbarazzato in positivo, perché quando ho visto la locandina con Gennaro Danielli mi sono sentito un po' quando c'erano i film importanti, poi c'era scritto con la partecipazione straordinaria di Virna Lisi e quindi allora sono rimasto questo è il primo elemento del simpatico. Poi vorrei salutare tutti i convenuti, il tavolo dei relatori, il sindaco, Rino, tutti gli altri, la dottoressa Gian Nicola, per, non solo per questa sera, ma anche perché io ricordo ogni qualvolta con la professoressa Parise Martirano abbiamo fatto gli incontri con la Dante Alighieri, ci ha sempre sostenuto e accompagnato, il preside Talarico che è un po' il mio preside, perché il preside è anche del liceo scientifico di Spezzano Albanese. E poi ecco, saluto tutti quanti, anche Don Espedito, il confratello, ecco, tutti gli insegnanti cattolici per questo momento significativo, per questo congresso che si celebra, siamo onorati che si celebra qui a Visignano con il nonceloto impegno e la sinergia della professoressa Sita. Allora, questo saluto che cosa vuole comunicare? Innanzitutto anche da parte di Don Luciano, assente come si è detto per motivi di salute, ma non voglio allarmarvi e farvi anche sorridere per la seconda volta, sono diciamo è un impedimento stagionale e quindi nulla di particolarmente allarmante. Ecco, i radicali cambiamenti che hanno segnato il cammino della nostra società italiana a livello sociale, economico, istituzionale e non da ultimo culturale hanno sempre sollecitato la Chiesa italiana e non solo a riflessione, sguardi, intuizioni per il suo oggi e per l'avvenire. Stiamo vedendo con quanto impegno Papa Francesco parla non soltanto ai giovani, alle nuove generazioni, ma un po' della sfida, di quella sfida educativa che è stato l'impegno per un decennio dell'Episcopato italiano per volontà di Papa Benedetto XVI prima, il quale parlava proprio della sfida e dell'emergenza educativa di oggi, e di Papa Francesco attualmente, come anche tenere conto da parte degli insegnanti cattolici della multiculturalità. Diceva la nostra insegnante che quando ci si approccia con i giovani, non soltanto l'insegnante di religione, il maestro cattolico in generale, il laicato impegnato, questa è una forma di laicato molto importante, Lazzati, anticipando quei temi della sinodalità di oggi e del Concilio Vaticano II, diceva che è l'ora del laicato. E tante volte con l'impegno, la testimonianza, non soltanto degli insegnanti di religione, perché tante volte la bella testimonianza viene anche da insegnanti che insegnano discipline umanistiche, le materie scientifiche, eccetera. Ecco, dobbiamo tener conto della multiculturalità, dell'inclusione da parte di tutti. Abbiamo tutti davanti ai nostri occhi l'impegno di testimoni e di profeti del nostro tempo, come per esempio Don Lorenzo Milani. Don Lorenzo Milani che ha incarnato quella vita buona al Vangelo improntata per gli altri. Noi lo diciamo sempre nelle nostre vedie, non possiamo amare Dio che non vediamo se non amiamo il nostro prossimo. E tante volte senza isterismi e senza particolari diciamo problemi, perché l'altra volta mi diceva il preside Carucci che tante volte, e mi ha fatto tanto riflettere questa cosa, i problemi li creiamo noi grandi. Ad una esperienza scolastica che ha vissuto si poneva il problema anche dei bambini non di cultura cristiana e cattolica in particolar modo che potessero essere inglobati nella preparazione del presepe. È stato un momento significativo, bello, di inclusione e di crescita per tutti, anche dei non cattolici. Allora, con lo spirito del coinvolgimento, con lo spirito della fraternità, con lo spirito dello stare insieme, del volersi bene, dell'insegnante che nella sua azione educativa sa sempre promuovere, cogliere il bene che c'è nell'altro, ci insegnava Don Milani, possiamo avere la certezza, la speranza che l'impegno non è mai vano. Perché tutto ciò che si trasmette, questo è l'incoraggiamento che ci viene da parte della Chiesa, questo è l'incoraggiamento che ci viene da parte di Papa Francesco, è significativo perché i nostri giovani,
la trasmissione di valori e di insegnamenti che non hanno tempo, che non conoscono età, che non conoscono limiti geografici e culturali, se li porteranno dietro. Le nozioni scolastiche prima o poi, l'Eneide, se non ci ritorni sull'Eneide o su altri testi classici, nell'arco di qualche anno si dimenticano. La vita buona del Vangelo, trasmessa da insegnanti, rimane sempre viva. Ho voluto parlare poco prima del sindaco perché poi corre il rischio che se io parlo dopo di lui mi fa la predica e io devo fare il comizio, che certe volte questo ci succede pure. E allora, grazie, un abbraccio a tutti e un augurio alla professoressa Sita per la buona riuscita di questo convegno. Grazie. Grazie Vincenzo. La IMC non è rappresentata naturalmente solo a livello regionale, ma anche in sede locale, lo diceva Silvana, da un mese c'è Emanuela Rose che la presiede. Prego. Era chiuso, non sono avvezza a queste cose. Allora, dicevo buonasera a tutti. Sì, infatti c'è un eco. In qualità di presidente della sezione AIMC di Bisignano vi porgo i saluti dei 55 soci che lo scorso 21 ottobre mi hanno dato fiducia e che sono onorata di rappresentare in questa sede. Dicevo, da poco si è costituito il consiglio di sezione, quindi nella definizione delle linee programmatiche in ossequio con quelli che sono poi anche i dettami dello statuto dell'Associazione Italiana Maestri Cattolici, il nostro impegno e la nostra, diciamo, il nostro sguardo è rivolto ovviamente all'educazione. Segretaria nazionale dell'AIMC, per quello che ho avuto modo di vedere, lei va ben oltre questo ruolo. È autore di testi firmati anche insieme al Presidente Desideri, è stato impegnato durante il Covid a tenere non facili rapporti con le associazioni sparse sul territorio, impegnata su diversi fronti nel sociale ed in diocesi. L'AIMC, segretaria Flocco, non è soltanto una sigla. Prima di tutto, anch'io sono commossa di stare qui, perché la prima volta per me venire in questa vostra realtà e incontrare gli amici della sezione di Bisignano, di Crotone, che ho avuto modo di seguire in questi anni nel mio percorso in presidenza nazionale. Quindi un ringraziamento particolare a Silvana per questa opportunità di stare qui a condividere con voi questo momento anche molto importante, perché noi stiamo vivendo in questo periodo, un periodo pre-congressuale, stiamo andando verso il congresso, il 22° congresso nazionale dell'Associazione Italiana Maestri Cattolici. Quindi io ringrazio per questa calorosa accoglienza, per questo affetto che anche come scuola avete nei confronti della nostra associazione.